cuore, la natura dell'uomo, il desiderio, la grandezza dell'infinito, l'umanità come punto di partenza per arrivare ad un dialogo fra i popoli, concetti profondi che toccano le corde dell'animo, che parlano della natura dell'uomo e del rapporto che esso stesso vive nella ricerca di qualcosa di grande. 100 incontri, 8 mostre, 18 spettacoli e tanto sport per raccontare che quella natura che ci spinge a desiderare cose grandi è il cuore. E questo è il titolo della 31esima edizione del meeting che dal 22 al 28 agosto torna nei padiglioni fieristici riminesi. Mostre quali saranno? Dall'economia alla crisi economica alla matematica, Dante e Flannery O'Connor, la figura di Santo Stefano, il primo santo re, e Solidarnosc, il samba del morro, delle favelas. L'ottava mostra d'arte, il portico della gloria. La 31esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli inaugurerà con un evento teatrale, con il Caligola di Camus, il 22 di agosto, ad aprire la serie di appuntamenti che saranno di danza, di musica e di teatro. Eventi culturali di altissimo livello, domenica al sabato alle 17, gli eventi principali, partendo da domenica, presenza della Presidente d'Irlanda Mary McAleese, seguito dalla presentazione in anteprima del libro della libreria editrice vaticana di Sua Santità Benedetto XVI sulla teologia della liturgia. E lunedì poi ci sarà un importantissimo incontro di carattere ecumenico, martedì l'incontro che dà il titolo della prossima edizione del meeting con il professor Stefano Alberto, mercoledì il Cardinal Scola. Giovedì, come da tradizione degli ultimi anni, il grande incontro internazionale in collaborazione col Ministero degli Esteri e col nostro Ministro Frattini. Il venerdì, un grande incontro sulle regioni e sull'Europa. Sabato finale del meeting, 2:20, la mattina un grande incontro col professor Cesano e il professor Rizzolatti. Io e tu, un binomio inscindibile, presentazione del libro di Don Giussani, l'io rinasce in un incontro insieme al filosofo, scrittore, pensatore francese Fabrice Hadjadj, poi tantissimi altri eventi. È una grande manifestazione che arricchisce la città di Rimini, per la quale vale la pena continuare in questa alleanza, in questa sintonia che c'è sempre stata in questi anni. La collaborazione col circondario e nel caso di specie con il meeting di Rimini è sempre stata una ottima amicizia e un grandissimo rapporto. Alcuni eventi si sono sempre tenuti anche a San Marino, quest'anno ci sarà il triathlon, quindi un evento sportivo significativo. Speriamo di poter sempre avere un rapporto così bello con il meeting di Rimini. Vi aspettiamo in fiera al meeting di Rimini dal 22 al 28 di agosto.